Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Le sardine tornano all'attacco perché ci sono le elezioni regionali e soprattutto in Toscana Gianni, il candidato del centro-sinistra, ha perso 6 punti percentuali nelle ultime settimane e la Ceccardi in alcuni sondaggi sarebbe addirittura in vantaggio nella seconda regione rossa italiana. E così arriva l'odio e le balle delle sardine contro, questa volta contro la Ceccardi, gliene dicono di tutti i colori. Quindi ecco la loro democrazia, odio per l'avversario e offese sui social network. Il movimento ormai agonizzante ha trovato un'altra boccata di ossigeno per fare da stampella ad un centrosinistra terrorizzato da un'eventuale sconfitta, un centrosinistra che non va nelle piazze, è solo Salvini che sta facendo campagna elettorale, degli altri partiti tutti non c'è traccia di comizi. Le dichiarazioni sono solo fatte su Facebook perché è più comodo e più veloce. Quindi adesso mettono le sardine nel mirino la Ceccardi, candidata della Lega, in un post pieno di odio sui post. E così anche le sardine tornano a lavorare per il centro-sinistra, loro che si definivano trasversali, in realtà sono tra la sinistra e il centro sociale, sono persone di sinistra che si ritrovano da soli nelle piazze perché i loro leader non hanno nessuna intenzione di andarci. Quindi così accade, come accade in Emilia Romagna con Bonaccini, accadrà anche in Toscana. L'avversario viene demonizzato, insultato e messo alla gogna sui social, e così anche Susanna Ceccardi ha questo trattamento di favore da parte delle sardine di sinistra. Lei, candidata del centro-sinistra, si confronta con Gianni, che certamente non è Mister Simpatia del centro-sinistra. Etichettano la Ceccardi come un ignorante, praticamente, ignorante, impreparata, sempliciotta, no? E quindi ne fanno un quadretto degradante. Quindi lei, secondo le sardine, ha una politica basata sul semplicismo, quindi messaggi semplicisti, dicono, no? Per far risolvere questioni molto complesse. E secondo i pesciolini per modo di dire, i suoi messaggi semplicisti mirano alla pancia delle persone e non alla testa. Secondo loro la Ceccardi alimenta lo scontro tra i poveri, distribuisce gratuitamente odio verso il prossimo, condividendo notizie false. Praticamente hanno descritto una specie di mostro politico, no? Distribuisce notizie false, semina odio con discorsi semplici che vanno alla pancia delle persone aizzandole e non alla testa. Ma la Ceccardi in realtà è una grande amministratrice comunale che ha gestito il comune di Cascina proprio come sindaco e l'ha fatto anche bene. E così, proprio per questo suo curriculum ottimo, il fronte moderato ha puntato su di lei per la scalata alla Toscana. Ma poi le sardine passano direttamente alle bugie, alle balle, no? E poi dicono: ad oggi non abbiamo ancora letto il suo programma elettorale, il nulla, il silenzio di un qualcosa che non esiste e che va avanti a comizi negazionisti sul Covid e a dichiarazioni imbarazzanti. Realmente la Ceccardi non è una negazionista del Covid, ha il suo programma e le sue dichiarazioni non sono per niente imbarazzanti, però naturalmente loro devono vedere nel leghista politico il nemico, non l'avversario politico, ma il nemico da combattere. Ma la candidata del Carroccio ha spiegato e spiegherà ancora le sue ricette per la Toscana. Lei il suo programma ce l'ha, ma le sardine non è che ascoltano quello che dicono i politici, loro parlano per titoli, no? Fanno i titoli come nei giornali. E poi si arriva come
come al solito, alla retorica antifascista, perché la Ceccardi aveva detto: non ha più senso oggi definirsi antifascisti, come non ha più senso, aggiungo io, oggi definirsi fascisti. E così, con questa frase marca la distanza dai fatti del ventennio, che ormai sono lontani un secolo, si è passato un secolo. Ma apriti cielo, perché dire queste cose, dicono, riteniamo che l'antifascismo, dicono le sardine, non sia una parola che riguarda il passato, ma al contrario, ci ricordi valori quanto mai attuali e oggigiorno messi alla prova. E poi dicono, ormai vi conosciamo, cari leghisti, è sempre la solita storia. La vergogna non ha mai fine e voi giocate a fare i forti solo con i più deboli. Noi di Chihuahua ne abbiamo abbastanza, di cialtroni non ne parliamo neanche, ma di voi e della vostra politica dell'odio non ne vogliamo proprio sapere. Quindi voi avete visto che queste persone che emanano odio in tutte le direzioni accusano persone tranquille che fanno i loro comizi elettorali di essere di fare politica dell'odio. In realtà la Lega non fa politica dell'odio, non ci sono parole di odio. Se l'odio è dire fermate l'immigrazione clandestina, guardate che questo lo dice la legge. Non si può entrare in Italia come in nessun paese del mondo senza i documenti, ma poi non è neanche vero questo. Nei paesi non si entra con i documenti. I documenti sono la base. Poi devi avere delle credenziali, devi avere dei motivi che fanno sì che il paese ti dica va bene, puoi entrare per un certo periodo limitato se hai alcune caratteristiche per lavoro, per studio, o puoi entrare per ricongiungimento familiare. Questa è la realtà. E dire di rispettare queste leggi dello Stato vuol dire essere dei seminatori d'odio? Beh, sicuramente per la sinistra sì, per la sinistra ovviamente dire questo vuol dire essere dei propagandistici dell'odio, ma questo ormai lo sappiamo, ormai abbiamo capito che le sinistre sono la piazza dell'estrema sinistra autonoma, perché i politici reali non ci pensano proprio ad andare in piazza. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie per averci ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.